Buongiorno a tutti, bentornati per questa nuova sessione del Festival del Futuro, una importante sessione, un importante appuntamento che peraltro ripete quello dello scorso anno con l'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. L'anno scorso noi abbiamo avuto il piacere di avere con noi il professor Alongi che ci ha portato informazione di una straordinaria novità portata avanti dall'ospedale di Negrar che riguardava nuove cure oncologiche, radioterapiche oncologiche. Quest'anno abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Grazia Pertile, che è direttrice dell'unità operativa di oculistica dell'ospedale e che ci mostrerà un altro elemento di grande importanza per moltissime persone. Da una certa età in poi, ma anche magari per delle patologie che si possono verificare indipendentemente dal trascorrere del tempo, ossia quelle che riguardano la degenerazione della retina. Buongiorno professoressa, grazie per essere con noi. Buongiorno Buongiorno, e a grazie lei dell'invito. per parlare ai nostri ascoltatori. Ho saputo poco fa, se le può fare piacere saperlo, che abbiamo avuto fino adesso all'incirca 120.000 accessi per quanto riguarda il Caspita. festival, sì, e quindi siamo veramente molto, molto Complimenti. felici. Credo che sia una platea significativa per portare questi messaggi e queste informazioni che lei si accinge a darci. Quindi grazie, benvenuta e prego a lei la parola. Grazie, grazie molte. Grazie di questo invito a parlare delle patologie della retina, degenerative della retina. Vediamo se posso avere le diapositive. Grazie, quindi vi porterò a conoscere le nuove frontiere del trattamento delle patologie della retina. Perché, come è stato detto, è estremamente importante come argomento che riguarda molte persone e la qualità di vita sia del singolo, ma ha un impatto importante anche sulla comunità, motivo per cui è importante per tutti cercare di trovare delle soluzioni a questo capitolo della medicina. Vediamo brevemente come funziona una retina. Il punto nodale, proprio il ponte, sono i fotorecettori. Si tratta di cellule situate nella parte più esterna della retina e sono quelle cellule in grado di catturare la luce e di trasmettere un impulso che arriva al cervello. Vedete nella parte a destra in alto come si presenta uno strato di fotorecettori sani, molto fitti, molto regolari, e come sono invece i fotorecettori degenerati. Cosa servono? Se noi immaginiamo di guardare un quadro, questo lo vede una persona che ha una visione normale. Ci sono patologie invece che influenzano i fotorecettori nella parte più esterna e nella parte interna. Una è la retinite pigmentosa, che di solito colpisce prima la parte più esterna, e quindi la persona con retinite pigmentosa vede solo il centro, non vede la periferia, mentre invece il paziente con una degenerazione maculare senile ha una macchia al centro e vede la periferia. Tutte e due comunque malattie estremamente invalidanti. La scienza non rimane a guardare e ci sono tante cose che bollono in pentola nel tentativo di affrontare e curare queste patologie. Naturalmente si cerca di sviluppare farmaci nuovi per il trattamento, c'è la terapia genica di cui faremo un piccolo approfondimento fra un attimo. L'ottogenetica è una branca molto particolare che permette, diciamo così, di andare ad ottenere una stimolazione nervosa della retina o anche di altre strutture neurologiche. E poi abbiamo il capitolo della retina artificiale, che si divide in realtà in una retina artificiale di vecchia impostazione ad elettrodi che ha bisogno di essere caricata dall'esterno e la retina artificiale fotovoltaica o completamente fotovoltaica
o con una parte fotovoltaica che è quella sufficiente a farla funzionare autonomamente. E poi, naturalmente, come altre branche della medicina, ci aspettiamo molto anche dalle cellule staminali. Io mi limiterò a parlarvi delle cose di cui ci stiamo occupando, personalmente. Qui abbiamo, una breve puntualizzazione sulla terapia genica. La terapia genica va a sostituire in generale un gene malato, questo, di solito immaginiamo. Ma la sostituzione del gene malato è molto importante, ma funziona solo se viene fatta prima che ci siano dei danni irreparabili. Quando i danni già sono importanti e c'è già stata una morte cellulare, allora bisogna intervenire con altri, tipi di terapie. Se passiamo invece alla retina artificiale, anche questo è un capitolo molto ampio, e qui vediamo quattro esempi di retina artificiale, perché naturalmente in tutto il mondo è un argomento di grande interesse e si sta cercando di affrontare, da vari punti di vista. Le prime due che vedete, l'Argus 2 e l'Alpha Ames, e poi c'è stata anche una nuova versione, in realtà sono già stati tolti dal mercato perché si basano su una tecnologia che dava dei risultati modesti e adesso tutti guardano a nuove tecnologie. Poi c'è il Prima che viene sperimentato in Europa, ma è di diciamo così, concezione americana, che ha una parte fotovoltaica, e poi c'è la retina fotovoltaica sulla quale stiamo lavorando noi. Vediamo di capire un po' come funziona. Quando diciamo fotovoltaica, tutti quanti pensano e immaginano una cella fotovoltaica. In effetti funziona proprio così. Ci sono queste celle, questi materiali in grado di catturare la luce e trasformarlo in un impulso elettrico. Notiamo che però questo funzionamento è molto simile al funzionamento dei fotorecettori, che come dicevo prima raccolgono l'impulso luminoso e lo trasformano in un impulso elettrico che poi viene inviato al cervello. Ci siamo accorti che effettivamente i fotorecettori potevano essere sostituiti da questo materiale fotovoltaico. Nell'immagine in centro vediamo in verde e blu i fotorecettori. Quando sono degenerati e viene messo sotto al loro posto questo materiale fotovoltaico, si è visto che comunque passa un impulso. Sulla base di questa sperimentazione, si è cercato per la verità, il lavoro iniziale e dei materiali è tuttora del Politecnico di Milano, del Servizio di Nanotecnologie del Politecnico di Milano, e hanno creato questi fogliettini molto sottili con questo polimero fotovoltaico sopra, tagliato al laser, e nella foto in basso a destra voi vedete come viene integrato e si adatta molto bene al tessuto retinico. È quello straterello in mezzo e ha degli spessori simili a quelli della retina. L'abbiamo sperimentato inizialmente nei ratti, un tipo particolare di ratti che hanno una mutazione genetica, che porta in breve tempo alla cecità quando vengono in contatto con la luce. E quindi qui vedete l'immagine sulla destra di un intervento fatto su un piccolissimo occhio di un piccolissimo ratto. Successivamente l'abbiamo adattato invece a un modello che è molto più vicino come dimensioni, perlomeno, a quello umano, quello del maiale, anche se è un animale sicuramente più complesso da affrontare anche chirurgicamente. E devo dire che i risultati sono stati molto incoraggianti. Però noi sappiamo che abbiamo nella retina coni e bastoncelli, e che i coni sono le cellule più sensibili e di conseguenza dovremmo riuscire a stimolare in maniera attiva e puntiforme queste cellule in maniera tale da avere la risoluzione migliore.
perché ad ogni icono corrisponde una trasmissione al cervello, ogni impulso viene inviato singolarmente al cervello, mentre invece i bastoncelli, spesso lo vediamo sulla sinistra, riuniscono le loro informazioni, quindi le informazioni sono meno precise e anche una stimolazione meno puntiforme può dare un effetto importante. Quindi, soprattutto per certe patologie che riguardano soprattutto i coni e soprattutto la visione molto precisa, è importante avere una stimolazione estremamente accurata. E quindi, con l'obiettivo di andare a trattare queste patologie, si è pensato di ridurre quello stesso materiale che avevamo spalmato su un impianto cosiddetto planare, di formarne delle nanoparticelle e di iniettarlo sotto la retina. E devo dire che i risultati sono stati molto importanti, perché queste nanoparticelle hanno proprio la capacità di attaccarsi ai neuroni. Qui vediamo delle immagini bellissime, dove ci sono dei neuroni in coltura e noi vediamo i puntini rossi, sono queste particelle che proprio si attaccano alla cellula ed è esattamente quello che noi vogliamo ottenere in maniera da avere una stimolazione, molto precisa dei coni. L'altro aspetto importante quando si usano delle nanoparticelle è il fatto che rimangano dove noi le vogliamo avere, perché un impianto di certe dimensioni non può spostarsi, non può essere assorbito dal flusso venoso, dalla circolazione del sangue, ma delle piccole nanoparticelle potrebbero anche scomparire ed essere assorbite. Invece, fortunatamente, abbiamo trovato che con degli accorgimenti riescono a rimanere proprio noi, dove noi li vogliamo. E vedete anche qui sempre questi puntini rossi che sono confinati in alcuni strati, ma non invadono né la parte sotto né la parte sopra. E soprattutto dopo iniezione si distribuiscono in maniera molto uniforme su tutta la superficie della retina. E questo sarebbe particolarmente importante per alcune patologie, come la retinite pigmentosa, che riguarda un'area molto estesa della retina. Una domanda che spesso mi fanno è: ma come fate a capire se l'animale poi ci vede o non ci vede? Uno degli esperimenti più semplici è quello di misurare il riflesso pupillare. Se un occhio vede, la retina funziona e si attiva un circuito che fa chiudere la pupilla. E qui vediamo due analisi dopo un mese e dopo 6-8 mesi e voi vedete che la linea blu indica quella dei ratti normali, quelli che non sono affetti da questa mutazione che dà cecità. E quella rossa invece di quelli trattati e le due linee quasi si sovrappongono, quindi significa che dopo iniezione di nanoparticelle riusciamo ad ottenere una risposta pupillare praticamente uguale sia nei normali che in quelli trattati accecati, ma trattati con le nanoparticelle. Un altro esperimento curioso ma facilmente comprensibile è quello della scatola luminosa e la parte scura. Noi sappiamo che i ratti prediligono stare al buio, lo conosciamo bene dalle nostre cantine, e quindi misurando quanto tempo stanno nella parte luminosa e nella parte buia, riusciamo a capire se riescono a vedere la luce oppure no. E qui vediamo di nuovo che la scatolina blu nel grafico e quella rossa sono molto simili, a differenza delle altre due, che sono gli occhi di ratti non trattati e quelli invece trattati solo col vetro, ma non con le nanoparticelle. Un esperimento ancora più sofisticato è misurare proprio l'acuità visiva. Naturalmente, a degli animali non possiamo far leggere le lettere, ma c'è un metodo che utilizziamo anche per i bambini in età prescolare o quando non sono collaborativi, che consiste nel far vedere loro delle immagini con delle strisce bianche e nere che si alternano. E solo fin dove arriva la loro capacità di distinguere queste linee, di percepire queste linee come separate, arriverà un impulso al cervello. Quindi se noi andiamo a misurare l'impulso al cervello finché gli facciamo vedere queste linee che si alternano di spessori diversi, riusciamo a misurare quanto vedono. Ancora una volta, scatolina blu e rossa del grafico sono molto simili.
ad indicare l'efficacia di queste nanoparticelle. Un altro esperimento piuttosto sofisticato è l'utilizzo della PET, dell'attività cerebrale nell'area visiva del cervello, e anche con questa metodica si sono ottenuti dei risultati veramente molto promettenti. Per cui noi speriamo che tutto questo possa essere presto sperimentato nell'uomo, e presto significa che siamo al lavoro per le autorizzazioni, per avere le autorizzazioni della prima sperimentazione nell'uomo, e ragionevolmente non sarà comunque prima del 2022. E mi fa piacere ringraziare il folto gruppo che sta collaborando a questo progetto, perché naturalmente è un progetto multidisciplinare, quindi ognuno ci mette le proprie competenze, in particolare il professor Benfenati, che è direttore dell'Istituto di Tecnologia di Genova e si occupa di neuroscienze, e i suoi collaboratori hanno fornito buona parte delle immagini che vi ho presentato. Il professor Lanzani, invece, del Centro di Nanotecnologie del Politecnico di Milano, poi ci siamo noi che ci occupiamo della parte chirurgica, i responsabili degli stabulari per gli esperimenti di grafi li facciamo a Genova, quelli sui maiali li facciamo a Bologna, chi si occupa di istologia, insomma c'è tutto un gruppo di persone molto affiatato che sta lavorando veramente in maniera molto attiva per rendere questo sogno realtà. Grazie. Un'altra, Ah, mi scusi. Prego. sì, dicevo, c'è un'altra parte, questa è la parte sulla retina artificiale. Se abbiamo ancora qualche minuto, vi vorrei presentare la seconda parte del progetto al quale siamo coinvolti con persone diverse, che riguarda le cellule staminali, perché anche in questo caso il tema è di grande interesse. E quindi volevo un attimino precisare, ricordare, anche se lo sappiamo, cosa sono le cellule staminali: sono delle cellule che hanno un'infinita capacità di replicazione e a loro volta possono rimanere cellule staminali o possono differenziarsi in un tessuto e in un organo specializzato. Un aspetto molto importante è che abbiamo sostanzialmente tre fonti di cellule staminali, quella che conosciamo anche perché è la base per una discussione sull'etica è quella da embrione umano, ma ci sono anche le staminali adulte che risiedono all'interno degli specifici organi, e ci sono anche per la retina, e poi una classe scoperta abbastanza di recente, che è quella delle cellule staminali pluripotenti indotte, cioè sono cellule mature che vengono fatte tornare cellule staminali e come tali funzionano. E questo ha il grossissimo vantaggio di non avere implicazioni etiche. E un aspetto importante, normalmente quando noi pensiamo alle cellule staminali, pensiamo alla capacità di ricostituire un tessuto, di rifare completamente un tessuto. In realtà, questa è una cosa abbastanza difficile da ottenere, ed è solo uno dei modi in cui funzionano, cioè proprio la sostituzione del tessuto. Ma c'è anche un'altra funzione che noi possiamo sfruttare, che è quella cosiddetta di salvataggio, cioè ci sono delle cellule in difficoltà che non sono in grado di produrre tutto quello che serve, noi gli aggiungiamo delle cellule o un foglietto che è in grado di produrre quello che manca loro, e in questa maniera le salviamo. E ci può essere anche un effetto combinato di sostituzione e di salvataggio. Perché le cellule trapiantate possono andare a sostituire quelle morte, ma possono anche salvare quelle, diciamo così, moribonde. Uno degli strati molto importanti che è sempre coinvolto nella degenerazione maculare senile è l'epitelio pigmentato, e da tanti anni si sta facendo della ricerca intensiva per cercare di sostituire questo foglietto, perché c'è l'idea che se riusciamo a rimpiazzarlo, riusciamo a trattare buona parte delle forme di degenerazione maculare senile, quindi una forma particolare di degenerazione retinica.
Come vi dicevo, sono stati fatti vari tentativi, sia con delle sospensioni di cellule che vengono iniettate, lo vediamo nella parte alta della figura, i cui risultati non sono stati poi così confortanti. E invece nella parte bassa vediamo un trapianto, vediamo invece che c'è proprio un impianto quasi rettangolare in grado di sostituire le cellule. Un aspetto importante è dove si posano queste cellule. E con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, un'iniziativa che è partita da loro nel 2017, in partnership con una ditta Medicel, che è una ditta svizzera, per la produzione dell'impianto, e poi coinvolte per la parte, diciamo così, pratica, operativa, chirurgica, diverse unità operative del Veneto, tra cui la nostra, con l'obiettivo proprio di andare a sostituire questo straterello che vedete, un strato pigmentato che c'è fra i vasi e i fotorecettori. Come dicevo, queste cellule le possiamo far crescere, hanno bisogno di una base, e dal 2009 in poi si sono provati diversi substrati, come li chiamiamo noi, sia artificiali sia derivanti da membrane organiche dell'occhio. La Fondazione Banca degli Occhi ha avuto l'idea, insieme a questi partner svizzeri, di utilizzare la membrana amniotica. Come sappiamo, la membrana amniotica è ricca di tutta una serie di fattori di crescita, eccetera, quindi potrebbe essere la base ideale anche nel termine di produzione di fattori di crescita in grado di supportare queste cellule dell'epitelio pigmentato così importanti e così critiche nella degenerazione maculare senile. Vedete nella parte alta la membrana amniotica è una membrana molto morbida e quindi per poterla lavorare ha bisogno dei passaggi, ha bisogno di essere tesa. E soprattutto ha bisogno di essere decellularizzata, perché ovviamente vogliamo una membrana inerte, deve essere assottigliata in maniera da avere lo spessore minimo indispensabile, e quindi c'è tutto un lavoro importante di preparazione prima della membrana amniotica, poi per far crescere queste cellule pigmentate sulla membrana amniotica e poi per tenerla tesa. Perché essendo una membrana morbida, noi abbiamo bisogno di poterla avere distesa sotto la retina. Qui vediamo l'immagine di un intervento su un occhio di maiale, e vedete l'anello ovalare con un bordo appunto abbastanza traslucido. Quello è l'anello che tiene tesa la membrana con l'epitelio pigmentato sopra. È un anello di tensionamento studiato apposta, che è elastico e biocompatibile, che si piega, quindi può essere iniettato attraverso un iniettore e un'apertura piuttosto piccoli, e poi sotto la retina si distende. E quindi c'è tutta una tecnologia molto moderna e molto precisa per riuscire ad ottenere questo risultato. Anche per quanto riguarda questo esperimento, l'abbiamo messo a punto. Qui siamo un passo più indietro perché abbiamo bisogno ancora di una sperimentazione sugli animali, più accurata, ma anche di questo esperimento, speriamo di poter essere nel giro di qualche anno in grado di iniziare la sperimentazione sull'uomo. E anche in questo caso ringrazio tutta la squadra della Fondazione della Banca degli Occhi del Veneto che si occupa di questo progetto. E ringrazio voi per la cortese attenzione. Grazie professoressa, la ringraziamo noi per questa interessantissima esposizione. Mi permetterà di farle qualche domanda giusto per ridefinire bene il contesto nel quale tutto questo si verifica. È chiaro che per profani
come noi siamo e come la stragrande maggioranza delle persone che ci ascoltano evidentemente sono, anche solo parlare di nanoparticelle, che se non vado errato mi corregga se sbaglio, stiamo parlando di 10 alla meno 12 o anche meno, e quindi qualche cosa che noi diamo oggi per scontato, si parla di nanotecnologie, ma in realtà è straordinario, insomma, no? Ecco, ma le volevo chiedere appunto due dati di contesto. Uno, anche solo per il nostro paese, quante persone sono toccate da questa tematica della degenerazione retinica? Ma la degenerazione maculare senile è una patologia estremamente frequente, che aumenta naturalmente con l'età, e circa il 10% ne è affetto in misura variabile con l'età, quindi è una patologia molto diffusa. Altre patologie che possono essere invalidanti a un'età molto inferiore, come la retinite pigmentosa, che colpisce anche persone giovani, lì abbiamo un'incidenza di una su 3.500 persone, per cui sono malattie che, pur essendo relativamente rare, poi di fatto contano numeri alti anche in Italia e nel mondo. Certo, quindi a partire da una certa età, supponiamo 75-80 anni, noi abbiamo il 10%, 6 milioni di persone che hanno questo problema tutti gli anni, e quindi è un'indicazione. Sì, non tutte sono cieche naturalmente, no, certo. Ma se trovassimo delle terapie utili per prevenire e per affrontarle sarebbe molto certo, importante. E questa è un'indicazione di fondamentale importanza. Un secondo elemento di contesto che è bene capire: lei ha detto che dal 2022 ci saranno le sperimentazioni sulle persone, sugli esseri umani. Quando, presumibilmente, in quanto tempo ancora, poi dall'inizio della sperimentazione possiamo aspettarci che vengano veramente applicate a livello terapeutico? Diciamo che ci vuole un anno e mezzo per la sperimentazione, per avere i dati, per essere validati per alcune patologie. Probabilmente cominceremo due sperimentazioni in parallelo, una per la retinite pigmentosa e una per la degenerazione maculare senile. Quindi diciamo che ragionevolmente, a parte le persone che vengono inserite nel protocollo di sperimentazione, poi ci vogliono almeno altri 2 anni prima di avere l'approvazione, se tutto va bene, anche se stiamo facendo delle sperimentazioni, delle analisi molto accurate prima, però sappiamo che quando si fanno la sperimentazione qualcosina da cambiare c'è sempre per migliorare. Quindi possiamo dire che circa dal 2025 potrebbero iniziare proprio le applicazioni terapeutiche. E un'ultima domanda che le vorrei fare, ma che anche questa riguarda molto diversi aspetti di cui stiamo parlando all'interno del Festival del Futuro. Ci ha fatto vedere quali sono le collaborazioni a livello di laboratori legati alle strutture sanitarie, laboratori esterni alle strutture sanitarie, per esempio all'interno delle università, piuttosto che non la collaborazione di banche e imprese produttrici poi di tutti questi elementi che voi utilizzate. Quindi questa collaborazione è paradigmatica, perché si dovrebbe poter applicare in molti campi, e purtroppo sappiamo bene che questa collaborazione orizzontale non sempre avviene. Quindi mi pare che in questo caso si possa dire che c'è una forte sensibilità e quindi sia soddisfacente questo tipo di collaborazione? Sì, è sicuramente soddisfacente, anche se sappiamo che i costi sono molto alti di queste sperimentazioni, e quindi più ce ne sono e più consistenti sono, più riusciamo a velocizzare la cosa, perché adesso noi abbiamo avuto un periodo, non dico di fermo, ma comunque di rallentamento, proprio perché avevamo bisogno di fare delle sperimentazioni piuttosto costose, e quindi bisognava trovare l'assetto per poterle pagare. Quindi all'interno di un ideale rapporto pubblico-privato, qui bisognerebbe forse dire che anche lo Stato dovrebbe essere più sensibile e fornire, diciamo, maggiori fondi per ricerche di questo genere? Sì, anche se devo essere sincera che noi abbiamo avuto un finanziamento per la ricerca finalizzata dal Ministero della Salute, che ci ha aiutato molto, quindi non sono rimasti del tutto insensibili.
non del tutto insensibili, non bastano mai, è un'espressione interessante, se mi consente, che non siano del tutto insensibili, ci fa piacere. Ecco, ultima domanda, e poi la ringraziamo e la salutiamo, è proprio l'accessibilità. Lei ha parlato di costi, quindi nel momento in cui diventerà veramente una cura possibile, e applicabile, e certa e sicura, qual è il tipo di accessibilità per ciascuno di noi? Questo è un aspetto molto vantaggioso di questa retina artificiale con le nanoparticelle, che è molto economica. Adesso ci sono i costi di produzione, però rispetto alle retine artificiali, con il cosiddetto occhio bionico di impostazione con elettrodi, costano meno di un decimo, per cui io credo che sia come tecnologia, sia il fatto che sia iniettabile, eccetera, questo lo renda fruibile da molte, molte più persone, se funziona bene. Bene, allora ringraziamo veramente molto la professoressa Pertile per quanto ci ha mostrato, ed è per milioni di persone un'informazione, un messaggio di grandissima importanza, grandissimo interesse. Quindi grazie di nuovo e speriamo di averla con noi ancora grazie in futuro. A voi. Grazie. E buona continuazione, grazie. Noi continuiamo e abbiamo una pausa di circa 30 minuti e riprenderemo alle 15 con una nuova tavola rotonda dedicata all'innovazione e alle start-up. A più tardi.